territorio servizi predisposti dal questore Felice e a seguito di un controllo a una persona in bicicletta che conduceva due biciclette perché non ce l'aveva a mano, abbiamo trovato sulla persona degli arnesi con un piede di porco e altri stensili. Nell'immediatezza si è arrivata la segnalazione di un furto appena avvenuto all'interno delle autolinee Gucci in questa di Gallia e a seguito della visione delle immagini la persona è stata allora, quanto hanno deciso visto anche successivo acquisizione a casa furto, abbiamo rinvenuto tutto il materiale anche dai carabinieri che hanno fatto più o meno una la maggior parte diciamo materiale edile, materiale rubato all'interno dell'agio di all'interno del garage e computer, stampanti e tutto quello che poteva servire a essere finalmente denunciato per fuoco magnetorale. Questo materiale è un materiale che quando sono andati i colleghi ha anche un peso, quindi lui però procedeva sempre di questo materiale da solo che all'apertura della porta lui gli ha detto chiudi subito e veniva accatastato nel garage nella però lui ha avuto materiale che abbiamo calcolato con un valore di 40.000 euro abbiamo già avuto dei riscontri materiale di vite, materiale da falegnameria e invitiamo altre persone che hanno subito furti a recarsi da noi che siamo riusciti a conoscere quello che abbiamo ancora. Avete trovato anche le chiavi dell'ufficio? Qua a terra, le biciclette, il compressore, qui a terra vedete delle molto probabilmente lui effettuava il primo furto, dopodiché si recava nell'ufficio della direzione e prelevava i mazzi di chiavi presenti. Quindi successivamente, quando lui faceva il furto, non utilizzava più gli arnesi allo scasso, quindi utilizzava le chiavi per aprire le porte. Chiavi che naturalmente molte volte non cambiano i pacchetti perché c'è il doppione. Tre computer. E quindi in alcuni casi lui tranquillamente entrava. Ispettore Minghelli.